Buongiorno ragazzi, oggi ci dedichiamo con una breve lezione alla politica economica ed estera del nazismo. Partiamo col parlare appunto della politica economica. Cosa possiamo dire al riguardo? Possiamo dire che Hitler si preoccupò particolarmente di questo aspetto, cioè del favorire la ripresa economica della Germania, perché sapeva che solo così il suo potere si sarebbe rafforzato e avrebbe ottenuto il favore dell'opinione pubblica. Quindi si preoccupò di questo aspetto e ovviamente abbandonò i programmi anticapitalistici tipici del suo inizio politico, quindi dei primi tempi della sua attività politica. Quando parliamo della politica economica del nazismo, dobbiamo ricordare due principali azioni. Intanto nel 1934 furono aboliti i sindacati e fu soppresso il diritto di sciopero. Ai lavoratori fu tolta quindi con questa decisione qualsiasi possibilità di protestare o di manifestare le loro opinioni, insomma, e questo ovviamente portò a profitti sempre più alti, sempre più larghi, diciamo, per i proprietari e per gli imprenditori, anche se comunque questa rigida disciplina che imponevano ai lavoratori era controbilanciata con una serie di concessioni che venivano fatte, assegnazioni di case, ferie retribuite, organizzazioni di attività ricreative e sportive. Insomma, tutto per dare una sensazione di diffuso benessere nella popolazione tedesca e quindi creare un consenso sempre più convinto verso il regime, verso la figura del Führer. Quindi, mi raccomando, ricordatevi questo aspetto, no? Dell'aumento del benessere che fa crescere il consenso e distoglie dagli altri problemi e dalle altre limitazioni delle libertà personali. Ricordatevi anche nel 1934 la creazione del fronte del lavoro. Che cos'era il fronte del lavoro? Era uno strumento destinato a unire impiegati e operai insieme. Scusate, volevo dire impiegati e operai insieme ai loro padroni, ai loro datori di lavoro. Perché doveva essere finalizzato a che cosa? Doveva essere finalizzato a sottomettere appunto impiegati e operai ai loro padroni. Quindi l'economia veniva riorganizzata secondo il modello corporativo, no? Un po' come aveva fatto Mussolini con le corporazioni. Quindi queste furono due iniziative importanti della politica economica nazista, che è una politica che si può definire, come vedete dalla slide, dirigista. Che vuol dire dirigista? Vuol dire che è una politica di intervento dello Stato nell'economia. Attraverso quali canali avviene questo intervento dello Stato nell'economia? Avviene attraverso le opere pubbliche, innanzitutto, quindi attraverso la costruzione di autostrade, di canali, in previsione appunto degli spostamenti delle truppe. Come vedete nella slide successiva abbiamo un'immagine qui in cui Hitler, in maniera ovviamente simbolica, avvia i lavori per la costruzione di un tratto dell'autostrada, della rete autostradale, e ovviamente pubblicizzò quest'opera come la strada verso la pace, ma in realtà si proponeva di utilizzarla proprio per accelerare il trasferimento di soldati, di armi attraverso la Germania. E comunque l'avvio dei lavori pubblici servì come vedete dalla slide precedente, per contrastare la disoccupazione fondamentalmente, e in questo ovviamente Hitler riuscì, e per mantenere alto il favore dell'opinione pubblica. Quindi più persone occupate, anche se con salari comunque molto bassi, e quindi il favore dell'opinione pubblica. Dall'altra parte la politica fu dirigista anche perché si occupò principalmente del riarmo, quindi fece una politica di potenziamento delle industrie delle armi, del materiale bellico. Perché questo? Perché Hitler si era messo in testa appunto di portare avanti la finalità era quella di portare avanti una politica di espansione e preparare la guerra per conquistare tutta l'Europa, no? La Germania aveva bisogno del suo spazio vitale.
Ovviamente questa politica del riarmo, che viene messa in atto già dal 1934, era clandestina, perché vi era una clausola del trattato finale della Prima Guerra Mondiale, il trattato di Versailles, che proibiva alla Germania di fabbricare armi per un certo periodo di tempo, quindi tutto avviene clandestinamente. Bene, come vedete in questa successiva slide, ho predisposto per voi una tabella, diciamo, che mostra un confronto tra la politica del governo nazista e quella degli Stati Uniti con Roosevelt. Perché? Perché appunto la politica del governo nazista presentava somiglianze con quanto era stato realizzato da Franklin Roosevelt. Franklin Roosevelt aveva realizzato il New Deal, che letteralmente significa nuovo corso. Che cosa prevedeva il New Deal, questo nuovo corso? Era una politica economica che prevedeva anch'essa l'intervento diretto dello Stato nell'economia. Però bisogna ricordare che vi furono importanti differenze rispetto a quello che avviene in Germania. Intanto perché gli Stati Uniti erano un paese democratico principalmente, e poi perché Roosevelt, al contrario di Hitler, sostenne proprio il rafforzamento dei sindacati, come vedete dalla tabella. E quindi i sindacati permisero agli operai di avere maggiori diritti, stipendi più alti, una condizione migliore, insomma, di benessere. Quindi questa è la sostanziale differenza. Come vedete, però, tutte e due sono politiche di intervento dello Stato nell'economia. Una, però, appunto, tipica del regime totalitario con l'abolizione dei diritti dei lavoratori, l'altra, invece, al contrario, con un rafforzamento, dei sindacati. In ogni caso, con queste scelte economiche, Hitler riuscì a combattere la disoccupazione dei tedeschi e vi fu una netta ripresa dell'economia. Come abbiamo visto, questa politica del riarmo era finalizzata a una politica estera molto aggressiva, di cui ora appunto parleremo. La guerra, si è detto, è per Hitler un mezzo indispensabile. Intanto per vendicare la sconfitta del 18, quindi c'è questa volontà di vendetta, e poi per garantire alla Germania appunto lo spazio vitale di cui la nazione ha bisogno. Hitler fece dei grossi investimenti per il riarmo, appunto, ma questo è fondamentale, prima non l'abbiamo detto, non si preoccupò in alcun modo, scusate, di reperire le risorse, aumentando le tasse dei ceti più alti, come aveva fatto ad esempio Roosevelt. Infatti sapeva di non poter toccare questi gruppi sociali perché erano stati fondamentali, le classi sociali più alte, insomma, per l'ascesa del nazismo. Quindi non preoccuparsi di questo aspetto del reperire le risorse ebbe una conseguenza negativa, cioè portò a un deficit molto forte nel bilancio dello Stato, cioè a una prevalenza delle spese sulle entrate. Hitler comunque non si preoccupò neanche di questo deficit particolarmente, perché aveva deciso che nell'arco di pochi anni la Germania sarebbe entrata in guerra e quindi diciamo, concentrò la sua attenzione sul portare la Germania verso la guerra mondiale attraverso queste tappe che ora vediamo. Ci sono delle tappe fondamentali che avvicinano alla Seconda Guerra Mondiale che tra poco studieremo. Intanto il 1933, ragazzi, perché il 1933 è la data in cui la Germania esce, come vedete, dalla Società delle Nazioni. Vi ricordate, no, che cos'è la Società delle Nazioni? Andate a riguardare un po' i vostri appunti. Era una sorta di ONU voluta da Wilson, il cui obiettivo era di calmare le tensioni internazionali, insomma, di avere la pace nel mondo, obiettivo che però non era minimamente condiviso dai nazisti, che quindi escono nel 1933 dalla società. Nel 1935 si ebbe un'altra tappa importante, perché il Führer stabilì l'obbligo per tutti i cittadini maschi di svolgere il servizio militare. Ovviamente è una violazione palese del Trattato di Versailles, che prevedeva appunto il disarmo, la smilitarizzazione. Le altre nazioni però cosa fecero? Non ebbero, questo è molto importante, delle reazioni concrete.
Cioè, non diedero probabilmente il giusto peso alla politica di Hitler in questo momento, quindi agì in maniera abbastanza indisturbata. Le date successive che vedete segnate in rosso sono davvero fondamentali per l'avvicinamento alla guerra. La prima è quella del 1936. Cosa succede nel 1936? Viene occupata la Renania. E qui vi chiedo di guardare poi la carta che vi ho inserito alla pagina successiva, di tenerla presente, insomma, o di guardare comunque sul vostro manuale, ci sono delle carte sicuramente. La Renania, che cos'era? Era una regione della Germania occidentale che in base ai trattati di Versailles, doveva essere smilitarizzata. Che cosa fa quindi Hitler? Va a occuparla di nuovo militarmente, quindi è di nuovo un'aperta violazione del Trattato di Versailles, questo è chiaro. E Francia e Gran Bretagna che cosa fanno? Francia e Gran Bretagna di nuovo condannano la scelta, ma non intervengono. Perché? Perché avevano necessità di tenere conto dell'opinione pubblica dei loro paesi. In questo momento nei paesi in questione, ovviamente, il popolo non voleva assolutamente sentir parlare di un'altra guerra e quindi Francia e Gran Bretagna portano avanti una politica di pacifismo a tutti i costi e di non intervento. Nello stesso anno, sempre nel 1936, ma di questo abbiamo già parlato, abbiamo l'alleanza tra Germania e Italia, cioè l'asse, qui scusate, c'era una freccetta che mi si è cancellata per sbaglio, cioè l'asse Roma-Berlino. Quindi alleanza di cui abbiamo già parlato, che avviene nel contesto della guerra d'Etiopia, perché l'Italia con la guerra d'Etiopia con Mussolini rimane isolata dalle altre, rispetto alle altre nazioni, la isolano appunto e non le resta che avvicinarsi appunto all'unica altra potenza isolata che è la Germania. L'asse Roma-Berlino sarà un primo passo di questa alleanza tra Germania e Italia. Perché poi seguirà nel 39 il patto d'acciaio, che si rivelerà un errore grande, come abbiamo visto per Mussolini, perché affiderà le sorti dell'Italia alla Germania. Ed era un patto ne abbiamo già parlato, era un patto appunto di reciproco aiuto tra le potenze che lo avevano stipulato appunto in caso una di esse si fosse trovata in stato di guerra e non si distingueva, a differenza che in altri trattati, tra guerra aggressiva o guerra difensiva, non c'era questa distinzione, insomma. Quindi ricordate anche questi due eventi molto importanti per l'avvicinamento alla guerra mondiale. Nel 38, altro data fondamentale, Hitler annette l'Austria, la occupa militarmente. L'Austria era abitata da una popolazione che era di lingua e cultura tedesca e quindi, diciamo, annetterla era un vecchissimo programma che Hitler aveva e nessuno proprio per questo si mosse. E l'unione tra Austria e Germania poi fu sancita sul finale da un plebiscito, da una consultazione popolare ovviamente manipolata. Sempre nel 1938 Hitler rivolge la sua attenzione verso gli Sudeti, cioè verso una regione montuosa della Cecoslovacchia che era abitata in prevalenza da tedeschi ed era una zona ricca di industria. Hitler chiese al presidente cecoslovacco di concedere ai Sudeti l'indipendenza, ma questo non accettò e quindi Hitler decise per l'invasione. Successivamente, nel marzo del 1939, contrariamente a quanto aveva precedentemente garantito, occuperà tutta la Cecoslovacchia, non rispettando ancora una volta gli impegni che aveva preso, e questa zona diventerà uno dei primi stati fantoccio, cioè uno stato formalmente indipendente, ma che in realtà dipende da un governo straniero. Siamo vicinissimi proprio alla guerra mondiale di cui parleremo nelle prossime lezioni. Buono studio, ragazzi, segnatevi tutto quello che non avete compreso in modo da potermi fare domande quando ci vedremo. Buon lavoro!